I rapporti tra la mafia e le tifoserie, quelli tra la criminalità e le società sportive, le cosche e i giocatori, il fenomeno del match fixing, le combine per intascare i soldi dalle scommesse dirottate, ma soprattutto tanta 'ndrangheta, quella che per la commissione antimafia che ha redatto una relazione di oltre 90 pagine su calcio e mafia, a Torino si è inserita come intermediaria e garante nell'ambito del fenomeno del bagarinaggio gestito dagli ultra della Juventus, arrivando a controllare gruppi di tifosi. Un lavoro certosino, quello dell'organo parlamentare guidato da Rosy Bindi, che ha registrato 30 sedute e 42 audizioni. La fotografia che ne viene fuori è impietosa. Non solo Torino, ma anche Catania, Napoli e Genova, le piazze calde, finite sotto la lente d'ingrandimento. Nella terra della lanterna, emblematico per i componenti della commissione antimafia, quanto accaduto il 22 aprile del 2012, durante il match Genoa-Siena, quando i tifosi locali imposero una vera e propria resa pubblica ai giocatori del Grifo sotto di 4 gol nel punteggio. Una situazione surreale, che durò più di mezz'ora, sbloccata solo dall'intervento del calabrese Giuseppe Sculli in forza al Genoa, nipote di Giuseppe Morabito, classe 34, detto il tiradritto, indiscusso capo dell'omonima cosca di Africo nel mandamento ionico della provincia di Reggio Calabria. Per la commissione antimafia, un gesto inequivocabile di vicinanza tra 'ndrangheta e capi ultra. E poi Crotone, con la società pitagorica, guidata dalla famiglia Vrenna, di cui bene la DDA di Catanzaro aveva chiesto la confisca, richiesta poi rigettata dalla Corte d'Appello, ma anche Rosarno e la famiglia Pesce, colpita nell'aprile del 2010 dalla DDA di Reggio Calabria con arresti e sequestri. Tra i beni posti sotto sigillo anche le quote di tre società di calcio, due calabresi, la S Rosarno e la SD Cittanova Interpiana, ma anche una campana, il Sapri. E infine Isola Capo Rizzuto, teatro dei fatti legati al centro per i migranti gestito dalla famiglia Arena, deus ex machina anche della locale formazione di calcio ne promossa in Serie D. Tutto questo nel giorno in cui a Roma si è svolta l'udienza per il caso Moneygate, che vede coinvolte Avellino e Catanzaro. Qui la mafia e l'andrangheta non c'entrano, ma per la Procura federale, che ha confermato la richiesta di retrocessione più 3 punti da scontare nella prossima stagione per entrambe le società, si tratta di un calcio sporco quanto quello emerso dalla relazione della commissione antimafia. Alessio Bonpasso per la Cinus 24. Dura, durissima, la relazione con la quale il ministro dell'interno Marco Minniti ha motivato al presidente della Repubblica lo scioglimento del comune di Lamezia Terme avvenuto lo scorso 22 novembre è una vera e propria bufera. Sussistenza di cointeresse, frequentazioni, rapporti a vario titolo tra numerosi componenti sia dell'organo esecutivo che di quello consiliare con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. E questa è una delle valutazioni più gravi contenute all'interno del documento. Un documento che accusa l'ex sindaco Paolo Mascaro e il suo vice di essere stati legali delle cosche durante il loro mandato da amministratori. Un'accusa rimandata al mittente da Mascaro, che dice di avere da subito rinunciato a incarichi incompatibili con l'interesse del comune. Minniti spiega poi che la campagna elettorale del 2015 è stata caratterizzata da un'illecita acquisizione dei voti, che negli uffici la commissione di accesso avrebbe constatato un diffuso quadro di illegalità e un generale disordine amministrativo funzionali al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali. In particolare, nel settore dei lavori pubblici sarebbe stato messo a regime un sistema che permetteva di fare aggiudicare gli appalti sempre alle medesime ditte. Non si salverebbero nemmeno i beni confiscati. Uno di questi sarebbe stato affidato ad una cooperativa sottoposta ad indagini per indebite percezioni di erogazioni pubbliche e con un socio riconducibile ad esponenti della criminalità. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Danni per circa 10 milioni di euro. E questa è la somma calcolata dal sindaco di Siderno Pietro Fuda nella richiesta di risarcimento inoltrata al Ministero dell'Interno e ai commissari prefettizi che hanno gestito l'ente tra il 2013 e il 2015. La missiva è stata anche inviata alla Procura della Corte dei Conti. Così, alla CNews 24, il primo cittadino sidernese spiega i motivi che lo hanno indotto ad aprire un contenzioso con lo Stato. Il motivo è, intanto, esiste questo errore sostanzialmente grave commesso ai danni dei cittadini, non ai danni di Pietro Fuda, ai danni dei cittadini, di cui Pietro Fuda come sindaco sostanzialmente si è assunto l'onere di evidenziarlo.
Da oltre un mese a Siderno si è insediata una nuova commissione d'accesso antimafia. L'ombra di un nuovo scioglimento potrebbe mandare a tappeto un'intera comunità. I cittadini di Siderno sono atterriti quando hanno sentito dell'accesso, perché i cittadini di Siderno qua guardano continuamente quello che si sta facendo e il lavoro. Io non so se si arriverà allo scioglimento. Io dopo la denuncia possono pure sciogliere, non mi interessa più, ma quella denuncia non la cancellerà nessuno, né verranno i commissari nuovi a revocarla, perché fino a quando ci sarà la democrazia in Italia, sostanzialmente quella denuncia non la tocca più nessuno. Devono dimostrare che quei fatti non sono stati commessi. Ilario Balì per la CNews 24. Servirebbero 28 medici, ma purtroppo ce n'è soltanto 19, quindi come vedete la carenza è assolutamente cronica, anche di infermieri e di OS. Purtroppo abbiamo visto che nel pronto soccorso manca l'OBI, quindi l'osservazione breve intensiva, e i pazienti o comunque i cittadini rimangono in attesa in una stanza. Non è di certo l'ambiente adatto. Nella medicina dell'urgenza ci sono soltanto 12 posti letto, a differenza invece di altre province che giustamente ne hanno 20. E questo è il quadro che emerge al termine della visita ispettiva dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci e Paolo Parentera, nel settore dell'emergenza-urgenza dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, che registra circa 60.000 accessi all'anno. Da 3 anni i pentastellati girano per gli ospedali calabresi per verificare le tante criticità irrisolte nei nosocomi. Nonostante la motivazione, la responsabilità dei medici, degli operatori che oggi abbiamo incontrato e che ringraziamo per il lavoro che fanno, coprano turni purtroppo non sempre dovuti o comunque non aderente alla legge, perché la 161 del 2014 anche qui non viene rispettata. Noi poi ci siamo recati al famoso reparto di radiologia. La radiologia d'urgenza per legge deve stare nello stesso piano del pronto soccorso e ad oggi questo ancora non è avvenuto. Abbiamo riscontrato solamente 11 radiologi, ce ne vorrebbero almeno 22. Rossella Galati per la CNews 24. Con queste parole il pentito consolato Villani ha esordito oggi al processo ai mandanti degli agguati ai carabinieri, ossia Rocco Santo Filippone e Giuseppe Graviano. Villani è l'autore materiale dei fatti assieme al complice Giuseppe Calabrò ed è stato chiamato dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo quale teste d'accusa. Il pentito ha poi riferito della visita di Totò Riina a Reggio Calabria e della Pax mafiosa. Nella pace che si è stata detto la spinta per fare la pace ha detto la data di Totò la favore di Riina è venuta a Reggio, si è rivolto a Re Stefano per fermare sta guerra, ma l'obiettivo qual era? Era fermare la guerra, però allo stesso tempo vedere degli accordi, perché Totò Riina voleva portare la stampa a Gianni di Rosa Costa a partecipare a quei stati che erano stati già, diciamo, tentati. È stato fatto anche il piacere dai De Stefano all'omicidio del giudice Scovellini. Da lì viene fatto l'accordo tra una parte di Dragheda e Cosa Costa. Consolato Minniti per la CNews 24. Un appalto affidato nel 2010 non ancora concluso e un versante collinare colpito nel 2009 da dissesto idrogeologico tuttora a rischio. E questo è il quadro in cui si muove l'indagine aperta alla Procura della Repubblica, che già da qualche mese sta provvedendo ad acquisire tutta la documentazione utile sul caso dagli uffici di Palazzo dei Nobili. Nonostante il finanziamento del valore di 1.600.000 euro ottenuto nel 2009, le operazioni di consolidamento della frana in località Gelso Scala, nel quartiere Janò, non solo non sono state ancora portate a termine, ma a causa di irregolarità emerse nella fase di esecuzione dei lavori, hanno prodotto nuovi stabilità su fronte collinare. Questa è la ragione che aveva spinto già lo scorso anno il settore grandi opere del comune di Catanzaro ad annullare il certificato di ultimazione dei lavori e di recente a reperire nuovi fondi da destinare alla predisposizione di una nuova perizia per correggere le carenze strutturali.
Ma il tentativo di aggiustare il tiro, rimediando alle irregolarità progettuali, è però arrivato troppo tardi. Nei mesi scorsi gli inquirenti hanno infatti aperto un fascicolo di indagine sull'intera procedura. Del caso si è interessata anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha più volte scritto a Palazzo dei Nobili chiedendo conto della ratifica e infine dell'annullamento del certificato Luana Costa per la CNews 24. Un cumulo spoglio di legno e metallo è ciò che rimane del ponte sul fiume Lao che collega le contrade Campicello di Laino Castello e Nuppolara di Papasidero nel Parco del Pollino. L'infrastruttura lunga 70 metri era stata realizzata nel 2000. Già a partire dal mese di agosto numerose erano state le segnalazioni di cittadini e guide naturalistiche allarmate dalle cattive condizioni del ponte. Il fiume Lao tra l'altro rappresenta una preziosa risorsa turistica poiché il suo percorso è meta ambita di chi pratica il rafting. Una settimana fa il crollo rovinoso della struttura in legno lamellare, un materiale estremamente resistente che necessita però di costanti interventi di manutenzione che non sarebbero stati effettuati. Ora il sindaco di Papasidero, Fiorenzo Conte, chiede che la percorribilità del ponte venga ripristinata al più presto. È un ponte che è stato realizzato 15-16 anni fa, ma è importantissimo perché accorcia le distanze almeno di un'ora per raggiungere Mormanno, per raggiungere l'ospedale, per raggiungere Laino Castello, quindi è necessario rifare di nuovo questo collegamento. Anche perché ci sono delle attività sia dal lato nostro che dal lato di Laino Castello che sono rimaste isolate, ci sono degli agriturismi, c'è il problema delle attività sportive sul fiume Lao. Il nostro appello attualmente va alla Regione Calabria perché è il primo riferimento che abbiamo. Loredana Colloca per la CNews 24. La motivazione di fondo che ci ha spinto a federarci con un partito che ha anche una proiezione nazionale, in particolare di federarci con un partito che è rappresentato dal sottosegretario Gentile, è funzionale ad un rilancio del territorio di Vibo Valentia. Questo territorio, se rimane non rappresentato in maniera forte nell'ambito della politica romana e della politica regionale, vi è il rischio che rimanga tagliato fuori da quelli che sono i processi di sviluppo che da qui in avanti dovrebbero essere portati avanti. Ecco, questo vuol dire anche che Stefano Luciano si candiderà alle prossime elezioni politiche? Ma io allo Stato questo non sono nelle condizioni di poterlo dire, anche perché l'individuazione di un possibile candidato dovrà avvenire attraverso una discussione complessiva che veda coinvolti i consiglieri comunali, gli assessori, ma soprattutto tutti coloro i quali si riconoscono in quest'area moderata, riformista, che è un'area abbastanza vasta. Con un'alleanza di AP con il Partito Democratico in funzione appunto delle politiche, inevitabilmente apre un conflitto con l'area di centrodestra, come è normale che sia. Questo potrebbe influire in qualche modo anche sugli equilibri del comune di Vibo Valentia? Il mio gruppo mantiene una posizione coerente con la posizione espressa prima della campagna elettorale che ha determinato poi questo risultato che noi oggi rivendichiamo con le presenze istituzionali. Stefano Mandarano per la CNews 24. Scelgono di mettere la E come verbo tra le parole sicurezza e sviluppo i poliziotti del COISP e nel farlo con perentorietà fanno un salto rispetto a un dibattito che spesso ha contrapposto le due questioni. Non c'è sviluppo senza legalità e non c'è legalità se si continua a parlare solamente della legalità. Io penso che è arrivato il momento in cui dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Sarebbe il tempo dei fatti perché nella regione manca sia la sicurezza che lo sviluppo e nella riflessione nel municipio di Curinga il sindacato ha intanto presentato le sue doglianze. Purtroppo è un apparato debilitato, un apparato che non ha mancanza di uomini, risorse, mezzi da poter contrastare un antistato, una criminalità organizzata che è sempre più avanti di noi. Nel convegno non sono mancati i riflessi di un'agenda elettorale che ha il tema della sicurezza ai primi posti. In realtà io sono molto ancora più, anche se il tono è pacato, siamo molto ancora più arrabbiati perché diventa non solo ipocrisia, ma presa in giro. Una tirata d'orecchio alla politica con Brugnano che ha ricordato come sia ancora in campo la sua candidatura a sindaco di San Luca, che da destra ha avuto un'ammissione cruda. Adesso non avverte il senso di colpa, come non ha il senso del pudore attraverso il trasformismo, l'inciucio, quel mercanteggiare a tutti i costi per poter aumentare i propri consensi. È da sinistra un po' indulgente. Che abbiamo qualche magistrato che fa la sua latitanza a Dubai, abbiamo qualche cardinale che è sotto procedimento per altre cose. Diciamo che è un decadimento di questa società.
Nel dibattito a cui hanno partecipato anche il giornalista Paolo Pollichieni e il vicepresidente della regione Antonio Viscomi, il senso di speranza è stato rappresentato dal sindaco Domenico Pallaria. Parlando da direttore generale della regione, ha ricordato il mega appalto per la costruzione della cittadella, modello di una politica che riesce a fare senza incorrere in reati. Agostino Pantano per la CNews 24. Sarà veramente un Natale bellissimo. Lei è Alessandra, mamma di Maria Francesca, nata solo 28 settimane a causa di una complicanza della gravidanza. La piccola, a pochi giorni dal Natale, può finalmente tornare a casa. Dopo aver trascorso quasi 5 mesi al reparto di neonatologia dell'ospedale Annunziata di Cosenza, centro di riferimento regionale per la chirurgia pediatrica e le gravidanze a rischio. La piccola guerriera, come amano definirla mamma e papà, quando è nata pesava 750 grammi e gli organi, a partire dai polmoni, non erano ancora completamente sviluppati. Maria Francesca ha avuto alcune complicanze legate alla prematurità. Abbiamo vissuto dei momenti difficili, abbiamo vissuto momenti in cui avevamo paura che non ce l'avrebbe fatta. E invece adesso siamo arrivati a questo giorno, pesa 2,5 kg ed è una bambina meravigliosa, forte, è la nostra piccola guerriera, noi glielo diciamo sempre. Non è stato facile gestire la prematurità per mamma e papà, ma il sostegno non è mancato. Qui abbiamo trovato un'equipe medica di persone veramente illuminate che ci hanno accolto, che non ci hanno fatto pesare questa situazione. Sarà un bel Natale. Sarà un bel Natale, dobbiamo ringraziare queste persone che, e grazie anche all'aiuto di Dio, insomma, siamo arrivati a questo giorno così importante. Rosaria Giovannone per la CNews 24. Nel 20° anniversario dalla scomparsa di Monsignor Francesco Pugliese, l'associazione Cultural Libertas, in collaborazione con il Rotary Club di Tropea, ha organizzato un convegno per ricordare la figura del compianto teologo, che si è distinto nel campo della storia dell'arte, dell'archeologia e della filosofia. Ad aprire i lavori, che si sono svolti nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara, il presidente di Libertas, Dario Godano. Poi è stata la volta di Rocco Polito, presidente del Rotary di Tropea, che ha omaggiato la figura del teologo elencandone virtù e iniziative. Un'instancabile attività raccontata in un video con foto inedite realizzato dal fotoreporter Saverio Caracciolo. Nel corso del convegno è stato presentato il libro postumo di Monsignor Pugliese, Tropea nell'età di Don Francesco Mottola, curato da Luciano Del Vecchio, edito da Miligrana Editore. Una testimonianza della vita di Monsignor Pugliese l'hanno portata Alfonso Del Vecchio e Giuseppe Ronetti, discepoli e allievi del teologo. Toccante è stato poi l'intervento di Antonio Pugliese, che ha mostrato la tesi originale in teologia del suo illustre parente. Tra le opere realizzate dal teologo, il Centro Studi Galluppiani, ora diretto da Luciano Meligrana, che ha fatto un breve excursus sulle attività del centro. A concludere i lavori, allietati da un intermezzo musicale del soprano Gemma Fazzari, Don Nicola De Luca, parroco della Chiesa del Rosario e rettore del Santuario di Santa Maria dell'Isola. Da Tropea per la CNews 24. La Camera di Commercio di Cosenza spalanca le porte dell'innovazione digitale a beneficio delle imprese attraverso una sinergia con l'Università della Calabria siglata con un protocollo d'intesa sottoscritto anche da Union Camere. L'Università nel sistema, nel settore dell'ICT, dell'informatica, siamo dal top 200 a livello mondiale, quindi credo che quando si parla di digital in quel certo modo l'università va coinvolta. L'accordo prevede essenzialmente che noi mettiamo a disposizione le conoscenze che sono presenti all'interno dell'università per migliorare i servizi digitali della Camera di Commercio, ma soprattutto delle tante imprese che fanno capo alla Camera di Commercio di Cosenza. I PID, i punti di impresa digitale, sono strutture localizzate nelle Camere di Commercio. Al network di punti fisici si aggiunge una rete virtuale attraverso il corso ad un'ampia gamma di strumenti digitali come siti specializzati, forum e community, utilizzo dei social media. I PID servono a favorire la crescita della consapevolezza attiva delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici, ma anche sui rischi connessi al suo mancato utilizzo. A battezzare l'avvio del servizio anche il presidente di Union Camere, Ivan Lobello. Cosenza
non solo una camera, ma anche una visione, una capacità di stare sui territori, di raccontare quello che c'è sui territori. Cosenza oggi è il sud del nord, sotto questo profilo, rispetto ad altri contesti. L'Italia è indietro. Il MISE ha visto questo PID, in realtà finanziato anche dalle Camere di Commercio, quindi abbiamo noi la delega, ma principalmente noi abbiamo il compito di andare dalle piccole imprese e dire c'è un nuovo mondo, c'è un nuovo mercato, dobbiamo assisterlo. Salvatore Bruno per la CNews 24. L'innovazione non è la macchina nuova che arriva nelle fabbriche che in qualche maniera va a velocizzare o a cambiare il modo di produrre. Investire nella formazione per aprirsi all'innovazione, su questo la Regione è chiamata a fare sistema con Confindustria e sindacati per valorizzare la crescita del capitale umano delle imprese. Se ne è discusso a Catanzaro, nella sede di Confindustria che insieme a CGL, CISL, UIL costituisce Fondi Impresa, il più importante fondo interprofessionale in Italia, nato con l'obiettivo di rendere semplice e accessibile alle aziende e ai lavoratori la formazione. Fondi Impresa vuole essere al fianco delle aziende e offrire questa opportunità molto importante perché tocca delle risorse che sono delle aziende stesse, che sono già incluse in quelle che è il pagamento che loro mensilmente fanno all'interno delle buste paga dei propri dipendenti. Se non vengono utilizzate vengono perse. Può presentare un piano formativo e quel piano formativo viene finanziato o dal conto formazione, che è il conto dell'azienda che matura in base al numero dei dipendenti che ha, oppure utilizzando quelli che sono i conti aggiuntivi, cioè sono delle disponibilità economiche che il Sistema Nazionale di Fondi Impresa mette a disposizione di progetti proprio per offrire alle piccole e medie imprese con uno o due dipendenti di poter avere una risorsa economica tale da poter coprire un piano formativo. La Regione Calabria ha investito moltissimo nella ricerca e nell'innovazione. C'è un documento strategico che è a monte di tutte le azioni per la ricerca e l'innovazione che è la S3, la cosiddetta strategia di specializzazione intelligente. Essa consente di focalizzare le risorse su poche aree tematiche per evitare la polverizzazione delle stesse e massimizzare e le possibilità di successo per le imprese calabresi. Da Catanzaro per la CNews 24. Un momento di confronto e di scambio tra i cuochi professionisti della provincia di Reggio Calabria estesa a tutto il territorio regionale, dando spunto e input alle aziende del settore e al turismo in generale. E questo il senso di Affacciati sullo Ionio, la kermesse di cucina creativa che ha fatto tappa ieri a Roccella Ionica. Un balzo in avanti delle capacità di trasformazione dei nostri associati, i quali sempre di più cercano di migliorare la loro proposta gastronomica, ma anche sotto la proposta artistica e visiva del piatto. Quello che si può vedere in giro è sicuramente parte integrante dell'azione di miglioramento della categoria del cuoco, e quello è nell'ambito di questa attività che noi ci muoviamo per rendere sempre più possibile un prodotto gastronomico all'altezza dei tempi e soprattutto all'altezza della situazione, visto che la Calabria esprime dei prodotti straordinari nell'ambito del territorio e soprattutto nell'ambito dell'agricoltura, la quale poi ci dà i prodotti basilari per rendere plausibile e trasformabile tutti questi prodotti. Lo spazio quest'anno è stato ampliato a tutte le scuole alberghiere regionali. Gli studenti hanno potuto mettere in campo le loro acerbe esperienze e confrontando i prodotti agroalimentari nazionali con un prodotto tipico calabrese. Ilario Balì per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La CNews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20:30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.